Allora, buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento dei laboratori dal basso su Startup Just Do It. Oggi affronteremo in questa terza sessione la parte di legal e contract, quindi tutta la parte legale e contrattuale legata all'avvio di una startup. Giusto un'introduzione veloce. Tutto ciò è stato fatto all'interno di un'associazione che si chiama The Cube. E che cos'è The Cube e perché nasce? The Cube nasce perché ci sono tanti ragazzi in questo momento che hanno delle idee, hanno un qualcosa da voler portare avanti e da voler sviluppare, ma alcune volte anzi, molto spesso si trovano da soli e non sanno come affrontare, come portare avanti un progetto di startup e quindi a chi fare affidamento per andare a prendere tutte le informazioni. L'obiettivo di The Cube è quello di dare un'opportunità ai ragazzi per creare una rete, per dare l'opportunità di comunicare tra loro e essere supportati da persone, giovani che lavorano all'interno delle start-up, degli spin-off che sono per esempio all'interno qui dell'università e permettere loro di crescere e apprendere quelle che sono le informazioni necessarie per far sì che la loro startup diventi una realtà. Da qui nasce il laboratorio dal basso, che è l'avvio del laboratorio dal basso, che è stato appunto una delle prime attività che come The Cube stiamo portando avanti proprio in ambito di avvio di una nell'avere tutti i concetti per avviare una propria impresa, una propria azienda. E quindi grazie alla Regione Puglia, che ci ha dato l'opportunità di far partire questo laboratorio, siamo oggi qui già al terzo appuntamento che ci permette di capire ancora meglio come andare a affrontare appunto la parte più contrattuale e legale in fase di una startup. Qual è la roadmap di questo laboratorio? Abbiamo già affrontato le prime due tematiche, quella del team management, quindi la gestione del team e la parte di intellectual property. Oggi, ripeto, siamo nella parte legale e contrattuale. Nelle prossime 7 sessioni andremo ad affrontare la parte di market analysis, business model, business process, financial analysis, business plan, investor package e fundraising. Quindi sarà un percorso che porteremo avanti da qui ai prossimi 2 mesi. Perché ci fermiamo qui? Su questo aspetto qui, appunto, quello di oggi è per andare a conoscere appunto quali sono le forme contrattuali più convenienti per strutturare la propria startup e andare appunto a analizzare e comprendere quali sono le procedure e le clausole di un term sheet. Ringrazio gli avvocati Nascimbene e Zanoni che oggi saranno con noi e che appunto ci supporteranno in questa attività e nello specifico l'avvocato Nascimbene è specializzato in operazioni di fusione e acquisizione di aziende sia italiane che estere e ha assistito alcuni principali fondi di private equity. L'avvocato Zanoni invece è specializzato in diritto societario ed è uno dei maggiori esperti di venture capital in Italia e quindi avendo assistito appunto soci fondatori o investitori in operazioni di investimento di questo tipo. Quindi vi richiamo nel fare quante più domande possibile perché avete 2 persone che vi possono supportare in tutti quelli che sono questi aspetti e quindi approfittatene e cercate di dare una risposta a tutte quelle che sono le vostre domande. Chiudo molto velocemente nel darvi giusto 2 o 3 informazioni molto veloci. Come potete interagire? Laboratorio dal basso può essere seguito anche in streaming sul sito del Laboratorio dal basso e potete interagire con noi anche attraverso Twitter, seguendo l'hashtag LDB Startup o andando direttamente sul profilo di The Cube. Potete collegarvi in Wi-Fi, vi daremo le varie credenziali per poter accedere. Partner, ringraziamo i vari partner che hanno permesso di far partire questo laboratorio, partner istituzionali come Bollenti Spiriti, Regione Puglia Arti e appunto proprio la Regione Puglia. Partner organizzativi, organi
organizzativi dell'organizzazione, appunto Università del Salento, i Norvarsa, i Project e Jobbang. E in ultimo media con 0DD, Ingegni Arte, Radio Wow. Dove vi potete iscrivere per seguire i futuri eventi di The Cube e sapere anche quali saranno i prossimi appuntamenti, in che data saranno, potete farlo su Eventbrite, Facebook o Mashagri. E in ultimo, per qualsiasi contatto o informazione che in futuro vogliate collaborare con noi o mettervi in contatto con noi per portare avanti le vostre idee e cercare supporto, potete contattarci o andare direttamente sul sito www.thecube.eu, sulla mail info@thecube.eu oppure sui vari profili Facebook, Twitter o Slasher. Metteremo in condivisione tutte le presentazioni che vedremo in questo momento. Se non ci sono domande, io vi ringrazio e lascio la parola alle avvocati di Nascimbene. Possiamo Zanoni. Caricare le nostre slide? Sì, sì. Possiamo caricarle lì. Ce le dovreste... Sì, sì, qua. Grazie mille. Grazie, dopo. Allora, innanzitutto grazie molto per l'invito, siamo molto felici di essere qui. Siete stati molto fortunati di avere due avvocati, prima di Milano, poi diciamo, no? Ci presentiamo e cerchiamo di farvi capire da dove veniamo noi e che tipo di attività e di assistenza forniamo alle aziende, in particolare alle start-up. Io e Michele ci siamo conosciuti 4-5 anni fa, abbiamo lavorato insieme in uno studio legale internazionale a Milano per diverso tempo e anche noi abbiamo sostanzialmente fatto il nostro spin-off, perché poi siamo usciti da quello studio e abbiamo fondato il nostro studio legale. Da 3 anni lavoriamo insieme in questo studio Nascimbene Partners tra le varie attività, oltre ad assistere diverse aziende internazionali, facciamo anche molta assistenza, diciamo, ragazzi o fondatori come potreste essere voi, che hanno un'idea, vogliono mettersi in proprio e cercano di capire come meglio costruire il percorso per arrivare ad un'azienda, diciamo, vera e propria. Faccio una breve così presentazione di quello che vi diremo oggi, quello di cui vi parleremo, ma anche una premessa, vorrei dire, metodologica, nel senso che vorremmo cercare di impostare queste lezioni nel modo più interattivo possibile. Noi abbiamo già abbastanza esperienza in lezioni e formazioni con diversi start-upper e vediamo che veramente l'impostazione migliore è quella che noi vi diciamo alcune cose, vi portiamo sia l'esperienza tecnica legale ma soprattutto anche un po' di consigli veramente molto pratici di come si devono fare le cose per partire, che persone si devono conoscere, a quali soggetti ci si può rivolgere, e d'altra parte siamo molto contenti se voi ci fate delle domande, ci dite qual è la vostra esperienza, a che punto siete della vostra situazione di spin-off universitario piuttosto che di idea imprenditoriale, vediamo nel anche caso concreto come potervi indirizzare, facciamo degli esempi proprio molto molto pratici. Non so se vuoi dire qualcosa tu. No, assolutamente sì, la nostra esperienza nel mondo delle giovani startup deriva parecchio anche dal fatto che spesso ci capita di seguire l'investitore che arriva e poi dice ai giovani di organizzarsi un po' meglio, quindi dà l'incarico anche a noi poi di creare quella che prima era una realtà più casereccia e portarla a diventare poi una vera azienda. E nel tempo poi ci siamo resi conto che spesso è anche utile presentare delle, anche per quanto giovani, aziende, prepararle in modo tale che quando arrivi un investitore trovi non solo un'idea, ma anche un'idea che sia stata tutelata e gestita bene da quelli che sono i soci fondatori. Quello che diceva Andrea, che è giustissimo, a quello che ci piacerebbe capire da voi è un po' il vostro background, cioè siete tutti laureati, siete economisti, giuristi, ingegneri, brevemente posso chiedere quanti ingegneri ci sono qua? Ingegneri, ok. Economisti? Ok. Giuristi?
Ok, il resto? Umanisti? Scienziati? Ok. Quanti di voi hanno già, diciamo, collaborano a un progetto di impresa, che sia anche solo a livello embrionale di idea, con uno o più amici? O spin-off universitario, diciamo. Aspetta, una cosa alla volta. Prima, chi è più diciamo, nel mondo di startup commerciale, diciamo, abbastanza extra universitaria? Voi, ok? Tu? Due. Su, là in fondo, là. Ok, in che settori, diciamo? Tecnologico? Ok, anche là, tecnologico? Cosa? Comunicazione? Ok, universitario, spin-off universitario? Ok, gli altri? Ricercatori, cosa fate? Ricercatori? Nessuno. Qualche esempio? Coraggio? Voi? Cosa? Dottorandi, ok. Bene. Voi? Cosa? Non dottorandi. Ok. Sì, anche voi? Ok. Voi? Ok. Questa, voi tre? Tre, bene. Ok, dietro è conosciuto. Di là in alto, di là? Cioè, cosa fate? Cosa? Formazione. Ok. Dietro, ultima fila. Ah, siete il Dream Team, eh? Okay. Ok, i Magnifici 7. Ok, voi, diciamo, seconda fila, voi? Startup IT. Ok, ok. E nessuno di voi ha costituito una società ad oggi? Corretto? Ok. Voi? No, aspetta, loro. Voi? No, loro. No, loro, non ancora. Loro. Chi? Comunicazione, giusto? Ah, ok. Ok. Okay. Una tua, diciamo, società. Ok. Buonasera. Ok, benissimo. Okay. Sei il pioniere qua dell'aula. Benissimo. No, perfetto, perché noi proprio andiamo a vedere la genesi. Esatto. Allora, lì c'è un po' scritto di cosa vi vogliamo parlare in questi due giorni. Di fatto vorremmo cercare di, diciamo, toccare tre grossi argomenti o temi. Il primo è: partite da zero, come si crea una startup e quali sono gli strumenti preferibili da scegliere quando si vuole costituire una società in Italia, all'estero, dove vi interessa o vi piace. Quindi dove la costituisco sostanzialmente la startup e che tipo di società è preferibile. Il secondo argomento, che è tanto importante quanto il primo, è come mi metto d'accordo con le persone con cui faccio la mia startup, tanto per essere semplici, cioè come imposto i rapporti con i miei amici e soci. E qui sottolineo, non, diciamo, sottovalutate questo aspetto, perché è molto importante, come vedremo poi avanti. Il terzo tema è molto più business barra commerciale. Una volta che la startup è partita, come faccio business con la mia società? Che tipo di contratti devo fare per vendere i miei prodotti o fornire i miei servizi? Quali sono le regole che devo seguire per fare le condizioni generali della mia piattaforma piuttosto che del mio sito? A chi mi rivolgo, che problematiche particolari ho dal punto di vista legale, se più sulla privacy o magari più su altri argomenti specifici, che poi ovviamente cambiano a seconda del tipo di attività che viene fatta. Quindi questi sono i tre argomenti. Inizierei a vedere uno degli argomenti che ci piacciono di più. Che è la tipica situazione nella quale arrivano da noi in studio dei ragazzi come potreste essere voi e ci dicono: io ho questo bellissimo progetto che vorrei far partire il prima possibile, ma mi hanno detto che in Italia l'SRL, costituire l'SRL costa un sacco di soldi e devo mettere capitale sociale, adesso in alcuni casi no, ma devo andare dal notaio,
Per cui, sai, ho sentito quel mio amico che ha costituito la LTD in Inghilterra, si è trovato benissimo, oppure ha pensato di fare la società in America, ha fatto la Inc. Voglio sicuramente far così, spenderò sicuramente molto di meno. La risposta, spesso la motivazione vera è: ma perché lo vuoi fare in Inghilterra? Che fa figo. Ho letto sul blog che... Prima domanda, sapete cos'è una LTD e sapete cos'è una Inc. americana? Ok. Come esistono SRL in Italia, società a responsabilità limitata, esistono altri tipi di forme societarie in altri paesi del mondo. Diciamo che due delle forme societarie come la SRL in Italia più comuni nelle altre parti del mondo sono in Inghilterra, in particolare la cosiddetta Limited Company, abbreviata LTD, o la Incorporation, abbreviata Inc., quindi una società del tipo SRL italiana che viene costituita negli Stati Uniti. La LTD e la Inc. sono, diciamo, molto famosi un po' nel mondo, chiamiamo così, di chi vuole costituire le società, soprattutto giovane, startup o di spin-off, perché in Inghilterra e negli Stati Uniti per costituire una società il procedimento è molto veloce, molto semplice, si fa praticamente tutto online, non dovete andare da nessun notaio, scrivete un'email a due persone, pagate 500, adesso semplifico molto, ma tanto per darvi un'idea, pagate 500 euro e avete la vostra società costituita in Inghilterra o negli Stati Uniti. E allora le persone vengono e dicono: scusa, perché io devo andare dal notaio, spendere 2000 euro per costruire la società? E la risposta nostra è verissimo che in Italia si spendono tanti soldi per costituire la società, è verissimo che c'è molta più burocrazia diciamo che in Inghilterra o negli Stati Uniti, non siamo pregiudizialmente contro al fatto di costituire una società in altri paesi, dipende dal tipo di attività che fate. Dipende da dove è basato il vostro business, se siete tutti soci amministratori italiani, dipende da diversi diciamo elementi che vi consigliamo di non sottovalutare nella scelta di dove incorporare, di dove costituire la vostra società. Perché diciamo questo è un passo che non deve essere sottovalutato, quindi bisogna fare un'analisi giuridica e anche fiscale, quindi è molto importante che parlate con un avvocato o anche amico o comunque qualcuno che abbia delle conoscenze giuridiche e da commercialista, chiamiamo, quindi fiscali, per capire nella vostra situazione specifica particolare qual è la soluzione diciamo preferibile, sia mettendo sulla bilancia sia i costi in Italia che i rischi però di avere una società in un paese straniero che poi ha delle conseguenze magari fiscali molto importanti, perché adesso qua entro un po' più nel tecnico, non so se sapete che una volta che tre persone italiane che fanno attività con la loro società solo in Italia costituiscono una società in Inghilterra, poi hanno tutta una serie di adempimenti anche in Italia, perché magari la società è considerata dal punto di vista della residenza fiscale italiana, perché dovete fare, se fate attività in Italia, tutta una serie di adempimenti come il bilancio in italiano, comunque da depositare al registro delle imprese, per cui non è vero che all'inizio si spendono magari 500 euro, ma è anche vero che poi in base alla vostra situazione specifica non è detto che dopo non se ne spendano altre per mettere a posto una cosa che all'inizio sembrava la soluzione migliore, ma che poi calata nella realtà specifica non si è rivelata così. Questo è il messaggio che noi generalmente diamo. Fate le vostre valutazioni, l'importante è che siano valutazioni ponderate, fatte con le persone giuste. E secondo me uno, diciamo così, dei consigli che vi possiamo dare di più, piuttosto che dirvi qual è la regola per decidere se stare di qua o di là, è: andate da qualcuno e fatevi consigliare, perché qualcuno di cui vi fidate ovviamente, che avete scelto, un consulente, soprattutto fiscale in questa situazione specifica, che vi faccia un'analisi della vostra situazione. E non seguite, tra virgolette, un po' la moda dell'amico piuttosto che del cugino che l'ha già fatto e che poi magari non vi dice che ha speso 500 euro, ma non vi dice che è finito nei pasticci, come ci è capitato con una società che abbiamo ereditato e che poi ha dovuto fare tutta una serie di
diciamo, adempimenti e anche spese per aggiustare una situazione che era stata impostata in maniera sbagliata. Domande? Impossibile che non ce ne siano. Vai. Piuttosto che magari includere all'interno della startup stessa una figura che ha, diciamo, le competenze che costruire un studio. È sicuramente preferibile la seconda, se lo riesce a trovare, nel senso che è un'ottima idea quella di inserire nel team della startup una persona che vi può dare una mano a questo punto di vista. Quindi generalmente è una cosa molto comune anche per esempio negli Stati Uniti, dove no, i team vengono proprio fatti, c'è cioè più una cultura già molto spostata sulla imprenditorialità spinta, per cui i team molto spesso vengono costituiti per la complementarietà delle varie persone, quindi si prende il commerciale, il chi guarda i numeri, chi è magari fa il legal o il fiscale, e chiaramente ognuno non si fa, tra virgolette, pagare la propria consulenza che fa a favore della startup, ma col proprio lavoro, no? Quindi è un'ottima soluzione che, se riuscite a fare, vi consiglio assolutamente di perseguire. E serve anche perché quello che vediamo è che quando dei ragazzi si mettono insieme per fare attività di impresa sono sempre presissimi più di tutto dal progetto, no? Che già comporta sviluppo del progetto, opportunità di finanziamenti. Quindi l'aspetto legale ovviamente non è una priorità. Quando poi ti arriva l'occasione di dover firmare un contratto o dover proporre un contratto, una collaborazione a qualcuno, cosa fa lo startuparo classico? Va su internet e trova di tutto, di più, di esempi. Avere qualcuno che almeno scarti i cosiddetti mostri giuridici che si trovano su internet è già un buon vantaggio. Quindi avere nel team un ragazzo che sia laureato in giurisprudenza e abbia un po' di pratica serve, perché magari non vi smarca tutte le questioni, ma almeno vi evita di prendere proprio il palo in faccia diciamo, al primo passo che fate. E poi qualcuno che anche spesso, per esempio per noi è anche più facile poi talvolta interfacciarci nella startup quando c'è qualcuno che ha un background giuridico, perché è più veloce poi il dialogo. Quindi è un vantaggio, vi fa guadagnare del tempo, vi fa risparmiare soldi, perché ovviamente la consulenza, quella poi un po' più complessa, costa. E quindi è sicuramente una bella soluzione se riesce. D'altra parte bisogna però fare attenzione, perché nel nostro mondo girano poi tanti avvocati che magari si fanno pagare fin da subito con magari dice: ma senti, non hai soldi, dammi un pezzo della società, 10%, 5%, che può essere molto sensato, ma può essere anche molto rischioso, no? Perché comunque fai entrare in casa qualcuno che non conosci, e l'avvocato di solito poi sa come far valere i propri diritti. Quindi quando a noi capita che vengono allo startuparo che dice: io non ho soldi, ti pago dopo, se no ti do un pezzo della società, noi diciamo: guarda, cioè, volentieri, ma è un po' un controsenso, perché non lo farei io, ma perché lo vuoi fare tu. Però non è detto che non sia una soluzione. Gli studi americani spesso nelle startup, quelle diciamo un po' più avviate, hanno dei meccanismi per cui ad esempio assistono gratuitamente e si fanno pagare solo una volta che magari la società riesce a raccogliere un certo ammontare di soldi in cambio di un pezzo della società. Un sistema molto, molto comune nella Silicon Valley. In Italia molto diffuso. Per noi un po' fantascienza, nel senso che per fare una cosa del genere lo studio deve essere molto strutturato, chiaramente no, cioè, ci devono essere delle condizioni un po' particolari per cui lo studio si può assumere il rischio di non essere pagato per un certo periodo di tempo e il rischio di non venire neanche alla fine remunerato, perché la società poi magari non va bene, no? Quindi bisognerebbe ovviamente che lo studio investisse in molte società come una sorta quasi di investitore vero e proprio, no? Di fatto, per cui diversifica il rischio, magari una gli va molto bene, di altre 10 gli vanno male. Qui da noi siamo ancora a un passo
diciamo, non passo 10 passi indietro da questo punto di vista, anche se ultimamente se ne vedono, diciamo, di colleghi che magari valutano se fare queste cose. Di nuovo, dipende un po' dalla vostra situazione. Per darvi un minimo di indicazione anche di, diciamo, proprio di merito in più su costituisco la società all'estero, costituisco la società in Italia, oltre al fatto di dire pensateci prima di farlo, è che tendenzialmente se la società è costituita da voi, vostro fratello, vostro cugino, che state tutti abitate qua dietro, il business lo fate vendendo a soggetti tutti qua, avete magari dei contratti con dei clienti, dei fornitori solo italiani, se la multinazionale americana deve venire a fare business in Italia e sceglie di costituire una società in Italia, ci sarà un motivo per cui non viene, e voglio dire, viene senza costituire nulla. Per cui il motivo c'è, ed è che se siete tutti qua e l'attività viene fatta qua, 99 su 100, diciamo dal punto di vista appunto fiscale e anche di contabilità, vi conviene fare la società in Italia. Adesso vedremo, si sono inventati un po' di facilitazioni tra startup innovative, SRL semplificate e novità di questo tipo che vi facilitano un po' da questo punto di vista. Se posso poi aggiungere una postilla alla tua domanda, è come da una parte può avere senso trovare un membro del team giovane che voglia darsi da fare, dargli una mano su aspetti giuridici, la cosa da non fare è quello di dire ah vabbè, ma tanto poi c'ho lo zio avvocato o il cugino avvocato. Allora, immagino che magari qua più del... Quanti di voi hanno uno zio o un cugino avvocato? Ecco. Alza okay. La mano anche tu, scusi. Sono arrivati i peggiori disastri, vediamo, in quel caso lì. Perché? Cioè, mio padre fa l'avvocato, ma io non gli farei mai vedere un contratto, diciamo, da startup di queste tecnologie, perché cioè, è uno che il computer lo spegne come la lavatrice, mio padre. Così, no? Però qua è tutto registrato, adesso mi disconosco. Sì. A parte gli scherzi, è spesso meglio avere un ragazzo giurista giovane, magari non con non tanta esperienza, che si studia la questione, che avere il professorone, appunto mio padre professore, che si mette lì e ragiona per metodologie giuridiche di 30 anni fa. Perché comunque questo è una nicchia particolarissima, con delle dinamiche molto particolari, dove poi spesso anche i prodotti... Molto veloci, anche dove cambiano molto le tecnologie sottostanti, quindi come dire, bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo anche dal punto di vista giuridico. Quindi diffidate dal parente giurista, trovate l'amico giurista piuttosto, ecco, quello sì. Magari faccio una premessa del no, perché si costituisce la società, no? Ecco, questi sì. Si fa una società, ma perché bisogna fare una società quando qui avete visto c'è solo una persona che costituisce una società e ci sono altri giovani imprenditori che stanno portando avanti il loro progetto ma non hanno costituito alcuna società. Uno dei principi, diciamo, giuridici è, no, la costituire una società ha un vantaggio principale che è il seguente, vi faccio un esempio. Io vendo, faccio, non so, medicine, la mia medicina alla fine fa star male una persona invece di farla star bene. Se io sono Michele Nascimbene e te la vendo, ok, e tu poi mi fai causa, okay, e io ho veramente sbagliato, cosa mi succede? Mi succede che se io perdo la causa, come poi succede, succede che tutti i miei soldi, i miei conti in banca, la macchina, la casa, eccetera, vengono messe sotto sequestro, vendute, e i soldi vanno a colui che mi ha fatto la causa. Cosa serve la società? La società serve alla seguente cosa: io non vendo la medicina personalmente, è la società che la vende. La società ha un suo capitale, no? Ha dei suoi soldi, dei suoi beni, ha il suo ufficio, ha le macchine aziendali, ha i soldi in banca. La medicina non funziona, arriva la causa, la società perde, una causa di risarcimento del danno da 10 milioni di euro, la società ha un capitale, ha i soldi, i beni, valgono diciamo 6 milioni di euro, quindi meno del valore della causa, cosa succede?
A me persona fisica? Secondo voi? I tuoi soci ti defenestrano come amministratore, esatto. E hai fatto delle cavolate. La società verrà messa in liquidazione, c'è il fallimento, ma tu, persona fisica, non vengono a sequestrarti la tua macchina personale o a sequestrarti i suoi soldi in banca. Quindi questo è, scusate per chi, magari per alcuni di voi è ovvio questo, per altri no, quindi uno si dice va bene, ok, allora, ma allora la domanda poi che si fa il giovane imprenditore è: ho mille cose da fare, il prodotto da sviluppare, ho tantissime belle idee, ho tantissimi bei contatti, devo creare il team, voglio aumentare il team, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho tantissimi soldi, ho mamma costituito una società, vabbè la faccio in Italia, comunque mi costa tot mila euro, allora preferisco spendere questi mila euro in pubblicità su Google o su altri strumenti. La persona si dice, si pone il dubbio, ma io quando costituisco questa società? E tutti lo spostano all'ultimo momento. Secondo voi, quando è il momento, diciamo, veramente importante per costituire una società? O diciamo, oltre il quale iniziate a correre dei rischi? Un po' ve l'ho già detto. Vai. Non sbagliato, più soldi ci metti, più rischi di perdere, certo, esatto. Ti faccio però un'osservazione: se tu metti i soldi in una società e la società fa ricerca e sviluppo, che rischi corre? I soldi sono lì, li consumi, finiscono. C'è un passo successivo che comporta. Esattamente. Nel momento in cui inizi a vendere i tuoi prodotti, ok? E soprattutto inizi a vendere facendoti pagare, no? Perché se li dai gratis, ma uno la causa magari sì, se non la veleni, ma no, si inizia a fare regali a destra, come spesso succede all'inizio, i primi prodotti li distribuisci magari in beta, così la gente ti fa meno. Quando inizia a farti pagare, alla gente gli girano i 5 minuti e viene a farti causa. Quello è in sostanza il momento ultimo oltre il quale veramente diventa rischioso. Fare come fa lui che è genovese, i braccini corti, e non spendere i soldi e passare dal male necessario che sono il notaio in primis e costituire la società. Quindi questo è il momento importante. Quello che noi vedremo oggi, oltre a spiegarvi e darvi un'idea di tutto quello che sta succedendo in Italia, che si vede, non so se avete sentito parlare, che adesso anche in Italia si possono costituire le società a un euro finalmente, come negli Stati Uniti e in Inghilterra, vi spiegheremo anche che cosa si può fare allora dal momento in cui uno inizia a fare attività imprenditoriale, no? Ma magari non arriva se non dopo un anno, sei mesi, un anno e mezzo a vendere prodotti, perché c'è una fase in cui comunque fai attività e non avere una società e non avere accordi scritti fra le persone può essere un grossissimo problema. Quindi quello che cercheremo di darvi è delle dritte per come, diciamo, sopravvivere dal momento in cui iniziate ad avere un team che fa attività in comune al momento in cui veramente costituite una società, cercando di azzerare praticamente o comunque minimizzare tutti i costi burocratici, giuridici, fiscali, ma non facendo quelli che sono fra i principali errori che vediamo noi come startupari. Perché? Da noi la maggior parte delle startup viene per la prima volta non quando viene a costituire la società, ma in un momento spesso anche prima, non volendo ma dovendo, cioè quando si litiga fra soci. Quindi cercheremo di darvi un po' di dritte su come, no, sopravvivere in questo periodo di tempo senza buttare via soldi in consulenze giuridiche da commercialisti e senza neanche dover andare dallo zio supplicando pareri che però poi magari lo zio non c'ha o non voglio, o comunque ve lo dà perché ve lo deve dare, perché sennò gli rompete le scatole e però poi magari non ne sa più di tanto di quello che effettivamente fate. Allora, passiamo a che tipo di società, una volta che ho deciso di costituire una società, che tipo di società posso costituire e quale forma di società scelgo.
Questi sono sostanzialmente praticamente tutti i tipi di società tra cui potreste scegliere quando decidete di costituirne una. Qua diciamo, diventa un po' complicato spiegare a chi non ha fatto giurisprudenza la differenza tra società di persone, che sono le prime ipotesi, e invece SPA, SRL sono società cosiddette di capitali. Comunque, in estrema sintesi, nel primo caso società di persone, diciamo, forma che viene scelta molto molto raramente in ipotesi di startup o comunque in ipotesi che potrebbero capitare a voi. Il principio che diceva prima Michele, quello cioè che la società fa da scudo rispetto alle responsabilità che ha nei confronti dell'esterno, è molto meno forte, diciamo così. Cioè si rischia di che questo scudo venga trapassato, per cui i soci di società di persone potrebbero essere ritenuti responsabili loro anche personalmente, il motivo per cui questo tipo di società spesso non viene scelta in queste ipotesi. Quindi costano un po' di meno, ma SNC, SAS, se qualcuno vi propone ha fatto una bella società di persone che costa poco, non state neanche a sentire, dopo costa poco, dice no, guarda, e no, la risposta è no. Le SPA e SRL sono invece due tipiche società, tipi di società che vengono utilizzate quando si vuole costituire una società come la intendiamo, diciamo, tutti, con le ipotesi che abbiamo fatto prima. La differenza tra le due, sapete la differenza tra le due società? Qualcuno ha un'idea, a parte i giuristi che non, ovviamente sanno già la risposta? Qualcuno ha mai sentito dire di qualche amico che ha costituito una startup come SPA? Nessuno. Secondo voi perché? Perché? Capitale. Esatto. Capitale sociale che dovete mettere all'inizio è molto alto, 120.000 euro, e in generale i costi per tenere in piedi un SPA sono molto più elevati di un SRL. E infatti negli ultimi 2 anni di fatto il nostro buon governo si cercato di inventarsi qualche, diciamo, ipotesi per rendere un po' più appetibile e meno costosa la costituzione di SRL per le prime, no, le prime così, attività che un startup, un giovane imprenditore può avere quando decide di avviare la sua attività. Il motivo per cui il governo, uno dei motivi veramente principali per cui il governo ha iniziato a lavorare sul come abbattere i costi di costituzione, i costi e le tempistiche di costituzione delle società, deriva dal fatto che questo aspetto, cioè la lentezza e la costosità della costituzione delle società, era proprio uno degli elementi che buttava l'Italia in classifica mondiale di complicazioni di burocrazia sotto non so quanti paesi dell'Africa. Allora, il governo ha detto, ragazzi, diamo una sistemata a questo aspetto, perché non è possibile che i paesi civilizzati si possano anche costituire le società con pochi soldi, e quindi è stato il cavallo di battaglia, diciamo, del governo, no, Monti col ministro Passera, per dire ok, c'è la necessità di fare questa cosa, e ci porta poi a un, diciamo, a una ripresa della classifica a livello mondiale di, diciamo, ok, sì, siamo comunque al non so quanto centesimo posto, ma al primo eravamo tipo al 400esimo. E quindi è stato proprio una spinta molto forte che ha portato a, diciamo, rivoluzionare un sistema comunque che era in piedi da 200 anni, sostanzialmente da 150 anni in Italia, di fatto le società erano sempre quelle, SPA e SRL. Nel giro di 2 anni hanno iniziato a mettere la SR, società responsabilità limitata, semplificata, quella capitale ridotto, che qua non vedete più perché è stata eliminata un mese fa, sì. E la startup innovativa, che in realtà è, diciamo, un po' un mix delle due, nel senso che sono degli incentivi per alcuni tipi di società che avvantaggiano dal punto di vista dei costi di costituzione. Chi di voi aveva sentito nominare SRL semplificate, SRL a capitale ridotto? Ok? Nessun altro? No? Allora, vediamo un attimo qual è la... mi dimenticavo. Comunque, adesso quelle sicuramente le vediamo, e vediamo quali sono le differenze
anche in termini proprio di costi pratici per costituire un SRL ordinaria, un SRL semplificata o, se avete la fortuna di diventare startup innovativa, startup innovativa. Mi ricollego a quello che diceva prima Michele su quel famoso periodo in cui probabilmente state valutando se convenga o no costituire la società, magari non conviene ancora perché non siete ancora, diciamo, attivi nei confronti dell'esterno, però comunque avete già iniziato a fare diverse attività di sviluppo del prodotto, diciamo anche mettendo un po' di energie, di impegno e di soldi nella società, per cui e magari il team è già cresciuto, 3-4 persone. Ora, tutti in questa situazione sperano chiaramente che le cose vadano il meglio possibile. Come vi dicevo all'inizio, è importante dal nostro punto di vista farvi capire che uno dei punti su cui cascano il 99% delle società è il rapporto tra soci. Perché quando si inizia un'attività di questo tipo, adesso ventata di ottimismo, perdonatecela, ma tutti, sicuramente andiamo tutti d'accordo, siamo amici che ci conosciamo da un sacco di tempo, non ci sarà sicuramente nessun problema e, diciamo, in alcuni casi è sicuramente così, soprattutto se le persone, diciamo, sono già rodate e si conoscono. Chiaramente i team di startup vengono costituiti non necessariamente da amici di cui ci si fida e di amici dall'infanzia. Molto spesso si conoscono persone, si frequentano ambienti comuni e si formano team di questo tipo. In queste situazioni è fondamentale per noi mettere due regole chiare, senza scrivere papiri di 80 pagine, ma su chi fa che cosa, chi è responsabile di che cosa, chi ha diritto a che cosa. Cioè, io prenderò X degli eventuali utili della società, parteciperò a questo per le perdite, mi impegno a svolgere la mia attività a favore della società per X ore al giorno, in modo tale che se per caso un domani venisse fuori qualcosa, diciamo, ci sono quattro regole molto semplici di condivisione anche di buon senso tra persone civili e diciamo, questo può essere molto utile se poi le cose non vanno bene. Lo strumento per fare questa cosa senza che abbiate costituito ancora la società è l'ultimo bullet che vedete in fondo, associazione in partecipazione. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare dell'associazione in partecipazione? Immagino nessuno, perché non è un argomento particolarmente comune. Allora, non è altro che un accordo tra i futuri soci di una società, dicendo in termini molto semplici, che non fa altro che ratificare quello che vi dicevo prima. Mettete per iscritto, invece che sempre parlare, solo parlare, alcune regole molto, molto semplici di divisione di impegni e oneri e onori nello sviluppo della società. Comunque poi adesso ci torniamo più avanti. Io forse non andrei neanche così nel dettaglio sull'associazione in partecipazione. Tenete presente che comunque, ecco, iniziamo magari a... Ecco. Allora. Tanto per farvi capire che cos'è un'associazione in partecipazione, vi abbiamo portato un modello di questo contratto, in modo tale che abbiate così anche una minima idea di quello che vuol dire iniziare a familiarizzare proprio con 3 o 4 pagine di accordo. Tenete presente che queste cose non ve le diciamo per nostro sfizio, ma perché, come speriamo, se la società e la startup diventerà importante, crescerà nel mondo delle grosse società, le acquisizioni, i rapporti tra soci si fanno così, cioè si fanno scrivendo decine e centinaia di pagine di contratti, non si fanno, diciamo, sulla parola, no? Per cui se veramente volete aspirare a diventare una realtà da grandi, non solo, come dire, non solo da piccola startup, giovane startup, vi consigliamo, un buon modo per iniziare il prima possibile a incominciare a anche proprio solo familiarizzare con alcuni meccanismi, discutere con i vostri soci di alcune cose, di alcuni argomenti, mettervi d'accordo, cercare di trovare una, diciamo così, un accordo su magari punti su cui non siete necessariamente immediatamente allineati,
E badate bene che, diciamo, questo è un po' un principio che cerchiamo di far seguire a tutte le persone che assistiamo: è meglio parlare immediatamente di qualsiasi problema o comunque preoccupazione un soggetto, un membro del team abbia, perché è meglio smarcarlo subito piuttosto che lasciarlo lì appeso per aria e poi ritrovarselo una volta che ormai l'ingranaggio è andato, state producendo e le situazioni vi travolgono, non avete tempo né voglia né dovete pensare diciamo, agli screzi tra soci. Facciamo il classico esempio che vediamo più di sovente, Avete tutti magari una copia di questo? No, vi mancano? Aspetta, Manca qualcuno? arrivo. Prego. No, no, di qua. Classico caso, no, dei tre ragazzi che si mettono insieme dicendo: ah, ci mettiamo insieme, e poi quando faremo la società un terzo, un terzo, un terzo, no? E poi non lo scrivete da nessuna parte questo. Poi uno lavora di più di quanto l'altro, perché l'altro intanto ha trovato la fidanzata che gli ha fatto un po' perdere la testa, oppure è andato a farsi le vacanze da un'altra parte, o ha deciso di tornare a studiare. Queste sono delle cose dove poi vediamo che la gente si ammazza, perché poi il prodotto va avanti, poi dice: no, ma io ho fatto di più di te. E allora vanno scritte, diciamo, delle regoline, no? Che sono un po' come scrivere un regolamento di un condominio mentre lo stai costruendo, no? Perché sennò poi ti dice: no, ma anch'io volevo la casa all'ultimo nell'attico. E no, no, ma l'attico era per me. E dici: no, no, non ci stiamo tutti. Ed un classico aspetto che crea tantissimi problemi è quello di cui avete parlato nell'ultima lezione, che è quello dell'IP, della proprietà intellettuale, no? Spesso a un'idea si contribuisce insieme, no? Quindi spesso su il prodotto, che può essere il software, che può essere un prodotto hardware, hanno contribuito più persone. Magari una di queste persone poi se ne vuole andare, perché per mille motivi. E uno dei classici motivi per cui si litiga è come si fa a separare la società in modo tale che almeno qualcuno possa andare avanti, e quello che se ne va, fa altro, ma magari comunque viene remunerato per quello che ha fatto, perché comunque ha contribuito. Spesso non scrivere niente comporta il peggior virus della società, perché noi abbiamo visto società, start-up anche evolute, ok, società che magari fatturano centinaia di migliaia di euro già, ok, dove spesso nel mondo, diciamo, dell'informatica, del software, non si era stabilito bene chi fosse l'inventore, cioè, o meglio, che avrebbe dato tutto in parte, i diritti alla società, perché sono ancora personali. Abbiamo visto investitori venire a vedere la società, innamorarsi del prodotto e dopo un mese, 2 mesi di, diciamo, analisi della situazione, prendere e dire: grazie, arrivederci. Perché nel momento in cui un investitore mette i soldi nella società, è il momento in cui poi spesso iniziano a dire l'interesse ad avere causa. Da quando, cioè, Facebook, Zuckerberg, le cause se le ha viste arrivare da quando gli sono arrivati i soldi degli investitori, no? Prima, sì, i famosi gemelli, no, di Harvard, non gli avevano rottottato le scatole, poi hanno iniziato le cause infinite. Quindi il fondo non metterà mai dei soldi in una società se già vede che girano delle email fra il socio vecchio che se n'è andato, che dice: ah, voi non potete portare il prodotto perché io ho diritto, perché ho fatto, sviluppato con voi. Quindi state non attenti, attentissimi, perché diciamo, l'idea, il vostro prodotto è un qualcosa che dovete non solo sviluppare, ma anche, diciamo, mantenere in modo igienico, perché anche la più bella idea può far scappare un investitore. Esperienza pratica che ci è capitata nell'ultimo mese. Arriva una. Sapete che ormai adesso in Italia ci sono moltissimi programmi di accelerazione di impresa che garantiscono diciamo, dei grant, no? Danno dei soldi fondamentalmente per anche diciamo, semplicemente come a fondo perduto, come vincita di. Diciamo, per premio, per competition varie. Alcuni di questi grant, o comunque di questi programmi, sono strutturati in maniera un po' peculiare anche dal punto di vista del team, perché
spesso collegano il fatto di prendere il grant al fatto di trovare, di costituire un team con una persona, diciamo, che si trova nell'acceleratore d'impresa. Quindi sostanzialmente dicono: guarda, se voi vi trovate bene, vi mettete insieme come team, vi diamo il grant. Questo è, diciamo, molto buono perché incentiva chiaramente la creazione di aziende, ma molto pericoloso, abbiamo visto, perché fa, diciamo, un po' forza a costituire un team con persone che non si conoscono chiaramente e senza far pensare bene i rapporti tra queste varie persone, perché generalmente due persone che costituiscono una società poi non è che pensa a dire: vabbè, ci facciamo anche l'associazione, comunque ci facciamo noi degli accordi tra di noi per... Quindi ci si trova in una situazione in cui praticamente le cose per prendere i soldi sono già mezze, come dire, un po' incastrate, e con degli accordi che sono quelli dell'acceleratore d'impresa, perché non si può fare altrimenti, bisogna sottoscrivere quelli per prendere il grant, e quindi ci si incanala già in una situazione in cui poi il campo non è completamente libero, poi dice: io me ne vado, perché no, si iniziano a pagare, a lavorare, a pagare i fornitori, si fa affidamento sui soldi che arriveranno, ma se poi quei soldi per qualche motivo il team non sta insieme e non riesce a prenderli, succedono dei pasticci. Quindi, di nuovo, consiglio è: pensate bene prima di firmare o diciamo associarvi a situazioni di questo genere. Il panorama in Italia, tanto per darvi così un po' di sensibilità, è ormai, diciamo, eterogeneo a dire poco. Si vedono cose di tutti i tipi, nelle varie fasi di, diciamo, avanzamento della società, dal proprio stato embrionale, spin-off universitario, fino a fondi di investimento. Sapete che ci sono vari soggetti che possono aiutare la startup a crescere: gli acceleratori d'impresa, gli incubatori d'impresa, diciamo dei business, cosiddetti business angels, comunque soggetti privati, persone fisiche che magari mettono qualche soldo in una società, fino a fondi, diciamo, più strutturati. Soprattutto la fase iniziale, in cui per forza queste persone, per darvi qualche soldo, ma anche poco, vi faranno firmare qualcosa, è una situazione in cui si vede di tutto, cioè non c'è assolutamente standardizzazione delle clausole, delle condizioni a cui queste persone vi fanno entrare in questi programmi di accelerazione di imprese. E anche qua state molto attenti, perché quello è veramente come già fare un accordo con qualcuno che è il soggetto che vi dà i soldi. Diciamo, ci possono essere situazioni in cui questi acceleratori, chiamateli come volete, prendono una quota della società, anche piccola, il 5, il 10%, in alcuni casi anche di più, o semplicemente vi fanno poi pagare dei servizi perché state al co-working e quindi dovete pagare la scrivania. Quindi, di nuovo, molta attenzione a che cosa si firma e a cosa ci si obbliga per un certo periodo, soprattutto quello iniziale. Noi facciamo la collezione, dei mostri, di mostri, diciamo. Cioè, in Italia c'è un panorama oramai amplissimo di enti privati o pubblici che aiutano le start-up. E ci sono i cosiddetti mostri di contratto. Spesso i mostri sono quelli scritti in malafede, non in buona fede, e di società che vi danno tot mila euro, e però mentre ve lo danno vi hanno già scippato il portafoglio, diciamo clausole dove magari vi danno tot mila euro per un tempo brevissimo, vi chiedono una quota della società molto grossa con dei diritti che vi creano problemi nel gestire comunque le cose, se poi vanno bene, perché hanno dei poteri di dire no, si fa così, no, si fa cos'ha, decidiamo noi. E spesso ci capita che ragazzi che hanno una bella idea, che hanno bisogno di soldi, dove magari un grant da 20-30 mila euro sembra stellare, e magari lo è, sono costretti o incentivati a dare un qualcosa che è quasi più di un polmone del proprio corpo. Veramente ci siamo messi oramai da 3 anni che ne vediamo arrivare, ne abbiamo collezionati 20-30 di tipologia, e
E spesso un lavoro che facciamo gratuitamente, in questo caso ovviamente, ci chiamano ragazzi che abbiamo magari conosciuto in eventi del genere per dire: senti, una cortesia, mi è arrivata questa proposta, ma è una cosa di quelle che dicevi tossiche o comunque di quelle che dove può andare avanti, si può andare avanti a parlare? E ci è capitato, no, cos'era un po' poco tempo fa, anche un altro, e per fortuna l'ultimo caso era assolutamente un contratto scritto in modo complicato, ma era tutto scritto in modo, diciamo, fair, corretto, però veramente state molto 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 allerta, perché magari avete una bella idea, ovviamente bisogna magari di soldi, e rischiate però di azzopparvi tanta, tanta libertà per magari dei soldi che magari riuscireste a ottenere tramite un grant, più che trovarvi dentro qualcuno che venga poi a rompervi poi le scatole dopo. E io purtroppo adesso, vabbè, non sono sempre registrati, ma ho notato una concentrazione incredibile, richiamo i contratti del grande raccordo anulare. Più ci si avvicina al raccordo anulare di Roma e più aumentano, non so perché, il rischio di trovare società incubatrici che tendono a... di diverso tipo, incubatori, investitori, diciamo più o meno istituzionali, insomma, le forme sono le più varie, ecco. Che anche magari con nomi famosi, ma che tendono a darvi pochi soldi appunto perché sono famosi, ma vi mettono poi delle condizioni assolutamente, assolutamente pazzesche. Offline, quando ti capiterà? Terza birra stasera, forse poi. Esatto. Sì. Sì. Sono. Si vedono cose veramente che fanno dispiacere, sinceramente, perché poi riescono ad arrivare anche alle belle idee. E quando invece ci capita di vedere magari proposte magari inglesi non ci capita quasi mai di vedere contratti, diciamo, strani. Col trappolone, esattamente. Lo chiamiamo noi alla fine. E, no, il principio un po' che dovete, diciamo, tenervi in testa è che, cioè, una volta che fate entrare in società qualcuno, cioè poi slegarsi non è neanche come sposarsi, cioè è molto più complicato che sposarsi e divorziarsi. In una società non si divorzia, cioè si litiga e si va ai cocci rotti sostanzialmente, quindi dovete abbandonare la società. Quindi prima veramente di far entrare qualsiasi soggetto, sia team tra di voi, magari vi conoscete, l'avete conosciuto, ma anche soggetti esterni, veramente pensateci bene, leggete sempre bene, benissimo, e molto spesso magari leggendo con attenzione, anche senza una cultura giuridica, non dico che beccate il trappolone, ma almeno diciamo questa roba qua non mi piace tanto, mi puzza un po', almeno la faccio vedere a qualcuno che mi dà un consiglio. Ok, società di persone. Mi ha detto che no. Esatto. Società di capitali SPA, e no anche questo. No, scusate, sulle SPA in realtà volevo dire una cosa. Non è vero che poi le start-up non diventeranno mai SPA, perché quando la società cresce, diventa molto strutturata e soprattutto ha la fortuna di ricevere parecchi soldi da investitori, diciamo, professionali, strutturati, al 90%, diciamo all'80% vi chiedono di trasformare la società da SRL a SPA per tutta una serie di motivi, diciamo, più giuridici e tecnici, che però succede così, nel senso, quando tra virgolette si diventa molto grandi, al 90% andate sulla SPA. E veniamo alla nostra favolosa SRL. Dunque, iniziamo chiedendo a chi ha la SRL, come mai, quando, come sei arrivato a costituirla. A chi ti sei rivolto? Avevi l'amico notaio? Parte del budget per i grant, abbiamo scelto la SRL
Come esperienza? Dettata anche dalla necessità di costituirci giuridicamente per ricevere. Immagino che il comune di Bari e la regione non siano entrati. Sì, sì, ma voglio dire, non saranno sicuramente entrati. Il grant era a fondo perduto, vi hanno dato i soldi, avete vinto il bando. Voglio dire, ma non sono entrati nel capitale della società, chiaramente. E quanto ti è costato? Sinceramente migliore, scusa. Quanto ti è costato la costituzione? L'atto notariale, sì, della società. Circa. 500 euro. Mm. Ok. E avete versato il terzo del capitale sociale? Il 25, sì. Quando l'hai costituita? Prima che ci fossero le semplificate? No. C'era già la semplificata? Sì, l'8 agosto 2013. Ah, diciamo questo fa. Okay. E quanti siete di soci? Al momento 3. Ok. Siamo in 4, in realtà dovremmo fare un atto di documento per questione del bando, quindi residenza, diciamo, la costituzione del team era legata alla partecipazione al bando come gruppo formale, quindi poi dovremmo fare il subentro. Entro. Prego, vai. Ci possono essere dei vantaggi? La cooperativa è un animale un po' particolare, nel senso che dipende da che tipo di attività fai, generalmente la cooperativa coinvolge molte persone, ovviamente, e dipende da che attività è, per esempio, cosa anche il settore. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, sì. E in questo caso è sicuramente possibile servizi o... Quando fornisci servizi a quelli che sono poi i soci della cooperativa, ha proprio senso costituirlo in quel senso. Quando invece l'ente si pone a soggetti terzi, al pubblico, in quel caso non costituisci una cooperativa, vai nella versione della società. Perché? Perché ci sono dei vantaggi se... Diciamo, il tuo business è, diciamo, captive, è interno per i soci, o lo vai sulla cooperativa. Invece quando fai la classica attività, diciamo, più commerciale, aperta al pubblico, di solito si lascia stare la cooperativa e si va verso le società, perché non ha senso, non si applicano una serie di vantaggi invece che si applicherebbero alle cooperative. Infatti le classiche start-up tecnologiche non trovi quasi mai cooperative, perché si offre... La cooperativa può aver senso magari... in aziende nel settore o agricolo o di servizi o dell'edilizia, generalmente si vedono, per cui gli associati poi tipicamente nella cooperativa edilizia poi ricevono, no, le case costruite come benefit sostanzialmente del fatto di partecipare alla cooperativa. Quando si va un po' più sul, diciamo, startup, chiamiamola tradizionale, nel senso IT, per vendere a terzi molto spinta, generalmente si va sull'SRL, ecco. Altre domande? Questa è una tabella che vi fa vedere un po' di differenze tra i vari tipi di SRL. Allora, facciamo un breve riassunto storico. Quando il governo ha deciso di, come dire così, aprire un po' a nuove forme di SRL, rendere un po' più semplice la Costituzione, inizialmente, se non ricordo male, ha impostato le forme di SRL su tre binari. SRL ordinaria è rimasta identica, SRL semplificata, chiamiamo una struttura molto rigida e che era solo per, se ricordo bene, under 35, SRL a capitale ridotto che era per over 35. Quindi c'era questa situazione in cui c'erano team di persone che erano sopra i 35, sotto i 35, una situazione un po' nebulosa, per cui spesso non si capiva se conveniva costituire l'SRL semplificato o l'SRL a capitale ridotto. Di fatto ti permettevano entrambe di, in sede di costituzione, non pagare i famosi 10.000 o comunque un po' meno euro di costituzione, ma mettere anche solo un euro, che poi, badate bene, è, diciamo, relativamente un falso problema, perché i veri costi di una società si vedono, diciamo, cioè sono i cosiddetti running cost, cioè sono i costi che avete poi tutti i mesi per tenere viva la società. Quindi
diciamo, è stato fatto un così come dire un'iniziativa sicuramente lodevole, perché ha cambiato un po' la situazione che era incrostata da, appunto, dicevamo 150 anni, ma la cui poi in realtà veramente efficacia pratica sul fatto di costituire l'SRL a un euro non era tanto così. La vera diciamo, come dire così, innovazione, anche utilità per i giovani imprenditori è stata quella di abbattere in alcuni casi i costi notarili, cioè quello che pagate a notaio, e di tasse di costituzione, cosa che avveniva sulla SRL semplificata. Adesso il quadro è un pochettino cambiato, perché da 2 anni a questa parte ci sono stati un po' degli aggiustamenti in corsa, quindi da 3 ordinaria capitale ridotto e semplificata si è passati prima a ordinaria semplificata, per cui la capitale ridotto è sparita completamente. Hanno di fatto liberalizzato l'età anagrafica della semplificata, per cui adesso può essere costituita purché siano persone fisiche da soggetti che hanno meno di 35 o più di 35 anni. E poi, proprio da pochissimo, è stata introdotta la possibilità anche per la SRL ordinaria di costituirla a un euro. La semplificata ha un grosso, tra virgolette, chiamiamo difetto: non è molto modellabile. Lo statuto cosiddetto della società è uno statuto standard fatto dal ministero e bisogna per forza prendere quello. Immagino che bisogna spiegare adesso che cos'è uno statuto della società, perché non credo che tutti lo sappiate. Chi sa che cos'è uno statuto di una società? Lo facciamo spiegare dai giuristi? No. Ma è molto semplice, è, diciamo, la carta di costituzione di una società. Anche qua, per rendere il più pratico possibile questa lezione, vi abbiamo portato un esempio di statuto di SRL, in modo tale che chi non ha mai costituito un SRL almeno può leggere che cosa c'è scritto. Potete magari farlo girare. Magari prendetevi adesso un 5 minuti e leggete. Sì, se magari lo leggete un attimo e vi fate un'idea, poi ne parliamo. Perché questo documento serve per farvi capire anche altre cose, altri documenti di cui parliamo fra poco. Quindi date una lettura a questo, che è quello che è un po' il regolamento condominiale pubblico, perché lo statuto, sappiate che è un documento pubblico, che voi potete andare ad accedere presso la Camera di Commercio, registro delle imprese, quindi chiunque può sapere qual è il regolamento della vostra società. Quindi datevi un'idea. Quello che noi vi avevo messo è, diciamo, il format abbastanza standard, che però può contenere 1000 specifiche tecniche, ma almeno vi fate un'idea di che cos'è un regolamento di una società, e non magari il manuale di istruzioni di un iPhone, per quanto poco entusiasmante possa essere leggere quel documento. Più avanti, perché è sui patti parasociali, nella parte sui patti parasociali. Quella parliamo dopo. Pertanto, anche perché dopo abbiamo il patto parasociale. Dopo, ok. Dopo di questo cosa c'è? Noi ci dobbiamo lasciare tutta la parte commerciale per domani. Domani, scusa. Che diventa anche tanto.
spinta tante ore per una parte così piccola. Quindi forse un pezzo. Perché c'è l'esercitazione poi? Più a 7, cioè a partire alle 3, ma se c'è la pausa poi, dopo c'è una pausa. A che ora? Alle 5, quindi facciamo questa parte qua, adesso sì. Sui costi, sì. E poi ci fermiamo. Non abbiamo l'atto standard? No. Non c'è scritto niente, c'è la prelazione e basta. No? Non c'è niente? Sì. Rispondo a Giovanni, tu. Andiamo avanti, Andrea. Andiamo avanti. Ok, dopo questa vincente lettura dello statuto dell'SRL, in due parole, lo statuto serve a... sono le regole interne della società, cosa fa il CDA, cosa fa l'assemblea, quali sono gli organi sociali, qual è il capitale sociale della società, è fondamentalmente un documento di organizzazione interna della società e tendenzialmente non di disciplina dei rapporti tra soci, che sono generalmente regolati in altri documenti che vedremo poi nella seconda parte, quando parliamo dei rapporti tra soci. In sostanza, quindi, in uno statuto, avete visto che c'è scritto, facciamo un esempio in cui ci sono tre soci, si dice i soci sono Tizio, Caio e Sempronio, la società avrà quello che si chiama il consiglio di amministrazione, che è l'organo che prende le decisioni più importanti, cioè firmo
questi contratti, non ne firmo degli altri contratti, espando il business all'estero, rimango in Italia. Si dice ok, il consiglio di amministrazione è composto da tutti e tre i soci oppure da solo uno di noi tre, e poi si dice, per esempio, quando c'è il cosiddetto amministratore delegato, cosa può fare questa persona in totale autonomia senza dover chiedere, diciamo, il permesso agli altri soci, oppure quando una persona magari si dice sì sì, guarda, tu gestisci il business come vuoi, però diciamo le scelte più importanti, strategiche, non so, devi fare un investimento, vuoi comprare un nuovo ufficio eccetera, devi chiedere il permesso magari a tutti e tre i soci, o devono essere d'accordo due su tre. Diciamo, queste sono un po' le regole di funzionamento appunto della società. L'unica clausola che di solito si trova sempre negli statuti delle società è quello che si chiama il cosiddetto diritto di prelazione, no? Cioè i tre soci dicono che se uno dei tre vuol vendere a un quarto socio, diciamo, gli altri due soci hanno, diciamo, un diritto di dire no, aspetta, socio A, vendi a noi, socio B e C, allo stesso prezzo a cui vorresti vendere al socio D esterno, no? Così è un modo per impedire che il giorno dopo ti trovi in società Totò Riina perché uno dei tuoi amici ha avuto un'offerta strepitosa a Totò Riina, a cui non poteva assolutamente dire di no, sia da un punto di vista monetario sia che da altri motivi. Quindi la clausola di cosiddetta prelazione la trovate, diciamo, sempre negli statuti, ed è proprio uno strumento classico che si usa per conservare la compagine, diciamo, sociale fra i soci. E queste sono, diciamo, le clausole base. Quello che infatti Andrea diceva della SRL semplificata è un qualcosa che è nato per il seguente motivo. Quando il governo ha iniziato a dire caspita, dobbiamo creare un sistema per i giovani per costituire la società senza dover apportare tanti soldi come cosiddetto capitale sociale, cioè i soldi che si versano nel conto vincolato presso la banca, che è quello della società, che poi viene aggredito da quelli che vogliono venire a far causa alla società. Ma ovviamente, oltre al costo cosiddetto del capitale sociale, dei soldi che tu devi staccare dal tuo conto personale e mettere quello nella società, giustamente il governo si è posto anche il problema del dire ok, devo diminuire i costi di costituzione. Il principale costo di costituzione è a quello notarile, ovviamente, no? Che me ne vogliono i buoni notai. Allora il governo ha detto aspettate, dobbiamo creare un sistema per cui ai notai costi di meno, cioè costi di meno andare dal notaio per costituire una società. Il governo aveva addirittura ventilato la possibilità di creare società senza andare dal notaio, immaginate l'insurrezione della lobby dei notai. Allora si è arrivato a questo compromesso politico per cui il notaio ha detto va bene, non mi faccio pagare, ma in ogni caso i soci devono venire da me notaio e io non mi faccio pagare in cambio di cosa? In cambio del fatto che quando si costituisce una società e io non vengo pagato, questo deve essere lo statuto standard, che praticamente è una paginetta e mezzo. Questo ha creato in termini giuridici un gran casino, perché si è creata una discussione dicendo ok, c'è un modello standard che è coltissimo, allora giustamente gli start-upari, che per definizione gente che si sbatte e usa tantissimo l'inventiva, hanno iniziato a dire va bene, quello è la base standard, non posso togliere ma posso aggiungere, e si è creato un diverbio negli ultimi mesi risolto circa un mesetto fa, il governo è intervenuto con una circolare dicendo no, quando si va dal notaio, il povero notaio lo sfrutti senza pagarlo, dovete solo esclusivamente adottare questo statuto base. Quindi cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che se si vuole veramente spendere il meno possibile, bisogna solo utilizzare questo statuto, che è uno statuto talmente, diciamo, basilare, no? Che è un po' come comprare un telefono che però ha 7 numeri invece che 10, no? Quindi lo puoi usare, però devi stare attento perché non puoi telefonare a tutti se hai solo 7 numeri da digitare su un telefono. Quindi ha molto senso, per esempio, se devi costituire una società
per motivi, per esempio, di avere un grant, no? Dici va bene, la devo fare in fretta, inizio a fare questo, poi dopo magari la converto dopo, ok? Passo dal notaio e faccio una modifica, mi trasformo da, da SRL semplificata a SRL normale e pago il notaio. Ma il vero grande difetto, cioè quando andrete magari a leggere nel momento in cui iniziate a valutare di diventare una società, ha senso diventare una SRL semplificata soprattutto quando siete una persona sola che si deve costituire la società per sé, cioè un socio unico, ok? Perché in quel caso del regolamento con gli altri soci non ve ne frega niente, perché siete da soli e quindi allora è indifferente la possibilità di mettere o meno certe regole con i soci o non metterle, perché non ne avete. Allora in quel caso lì ha molto 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 senso, perché eliminate un costo veramente non necessario, perché hanno quello. Se invece avete degli altri soci, talvolta ha senso, lo vediamo poi perché, creare uno statuto dove inserite tutta una serie di altre clausole un po' più complicate. Vi faccio un esempio, ma poi ci ritorniamo dopo, parlavamo del... di prelazione, no? Il divieto quindi di una persona a vendere a tutorina senza prima chiederla a voi. Ci sono delle altre clausole, no? Che prevedono le seguenti cose, no? Vedete che siete tre soci, uno di voi tre soci se ne vuole andare e riceve una buona offerta, ok? Molto anche economica e vantaggiosa per la sua quota. E anzi, il quarto soggetto dice, ma io sono disposto anche a comprarmi tutta la società. Quindi il socio che voleva uscire dice, ragazzi, qui c'è un'occasione incredibile, io voglio vendere. Gli altri due soci, quella cosa che vi dicevo che si chiama diritto di prelazione, cosa dice questo diritto? Dice, ah caspita, il mio socio terzo ha ricevuto un'offerta incredibile, noi possiamo ricomprarci la stessa quota, però cosa succede? Dobbiamo pagare la stessa offerta. Hanno il diritto di prelazione, ma non riescono ad esercitarlo, no? Perché dicono, caspita, gli è arrivata un'offerta incredibile. Allora, in quel caso ci sono, per esempio, delle clausole che si possono mettere in statuto che dicono la seguente cosa. Tu, socio, vuoi vendere? Bene, vendi, però attento, se tu vendi devi anche vendere le nostre quote insieme alle tue. Cioè, puoi vendere solo insieme a noi. Ed è anche un modo perché così il tizio, magari voi non potete comprarvi la quota perché non avete i soldi, però lo potete bloccare e dire, il tuo amico compra tutti noi e diventa tutti ricchi, o se no comunque tu stai bloccato dentro, anche se io non ho i soldi per comprare la tua quota. Queste sono clausole che quando noi le proponiamo, tutti, ma no, ma figurati, questa è la nostra vita, ci mancherebbe, ma no, 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 no. Anzi, poi la bestia nera della startup è startup con fidanzato e fidanzata dentro. E lì, quando noi diciamo, ma considera che magari vi lasciate, no, noi vi giuro abbiamo negoziato, e abbiamo fatto le bozze di statuto, eccetera, sì. Dopo un po' noi abbiamo più sentito, detto, allora per il notaio fai, no, ci siamo lasciati. Ok, e quindi come la gestite la transizione, oltre ai casini di cuore, perché era anche una separazione con corna quella, però a noi succede, succedono queste cose, quindi purtroppo il nostro lavoro è quello di scrivere talvolta delle clausole che sembrano lontane anni luce, ma più che altro vi facciamo pensare degli scenari che poi si inseriscono. Infatti a noi succede spesso che chi viene da noi, quello che dicevo prima, sono soci che litigano senza aver scritto le regole e vengono da noi dicendo voglio fare questo e dico voglio ma non c'è nessun diritto scritto da nessuna parte, cosa puoi fare? Ma voglio impedirgli di fare quello e lo impedisci in base a cosa? Sì, gli spari. Ma gli faccio causa, va bene, mettiti in coda il tribunale, magari fa 2 anni, no? E poi comunque l'avvocato costa per far causa e da lì non si scappa. E a noi spesso capita chi viene da noi o i soci che hanno litigato o chi fa la seconda startup, perché magari la prima è andata, l'hanno venduta eccetera, ma magari nella vendita c'è chi ha sfruttato il fatto che non ci fossero regole per farlo in un certo modo e quindi è stato fatto in un modo piuttosto che un altro.
E facciamo molta fatica a invece a seguire magari chi come amici si mette insieme dal primo giorno, a meno che queste persone non siano venute a corsi del genere. Un 6 mesi fa ci è capitato di stare in un contesto simile, e un ragazzo che ha creato un genio, questo ragazzo, perché ha, da quando è giovanissimo, ha studiato un sistema, un algoritmo, in base al quale se tu lo usi riesci nell'arco di un anno sicuramente, scommettendo sulle partite di calcio, a guadagnare il 20%. Perdi guadagni, ma alla fine dell'anno lui ha dimostrato, per 3 anni di fila, che sicuramente guadagni il 20%. A un certo punto lui aveva 2 amici, non aveva creato una società, nulla. A un certo punto si è reso conto che uno dei due stava iniziando, no, a raccattare i pezzi dell'algoritmo per poi prendere e andarsene per gli affari propri. Allora lui giustamente ha detto: no, aspetta un attimo, scriviamo la regola per cui l'algoritmo è mio e tu comunque non potrai mai fare con nessun altro questo se non con me. Allora gli abbiamo scritto queste 2 paginette. Sì. Un estratto dell'associazione in partecipazione, cioè abbiamo preso alcune clausole sbattute su un documento a parte. E abbiamo fatto quello che si chiama un non compete, cioè un diritto di un contratto di non concorrenza, cioè questo business lo fai con me, se vai da qualcun altro non puoi fare quello, perché se no vengo e ti faccio una causa e mi paghi quella montata, praticamente ti mando in malora. Lui dopo 2 settimane che abbiamo mandato la bozza ci chiama e dice: sono scappati. E noi gli abbiamo detto: guarda, ci spiace di aver fatto saltare il team avendo scritto 2 pagine. E si è stupito la risposta. Dice: ma no, ma io vi ringrazio. Perché pensate se l'avessi scoperto dopo aver dato a questi qua l'accesso a tutto l'algoritmo. Sei stato totalmente fregato. Perché poi l'algoritmo tu non riesci a dire: è mio, è inventato da me, ho un diritto d'autore, quindi tu... Perché è un qualcosa che è difficilmente poi tutelabile come, diciamo, diritto d'autore, non è proprio come, diciamo, una canzone che se uno te lo copia gli fai subito causa, dici: oh, senti, suona in modo uguale. Quindi d'altra parte li abbiamo fatto danni, perché abbiamo spaccato i vasi nel negozio di ceramica, però alla fine è stato carino, perché dicono: io vi ringrazio tantissimo, perché per me questo è un asset, lui ha 25-26 anni, io ci lavoro da quando ne ho 16, cioè figuratevi se poi avessi perso tutto dopo. E lui infatti adesso lo stiamo aiutando in accordi di finanziamento, soprattutto da società inglesi che hanno molto l'ottica, no, di investire nel mondo delle scommesse. E così è stato, e lui è, diciamo, un vostro predecessore in un corso come questo. Si era reso conto che qualcuno in quel caso lì poteva fregarlo andandosene, perché la sua è un'idea, diciamo, proteggibile nell'unico modo se non con il segreto, ma nel momento in cui poi dovevi fare il cosiddetto disclosure del segreto, della ricetta della Coca-Cola, poi alla fine sarebbe stato fregato. E così è stata la storia, per esempio, di questo ragazzo. Finita male, ma per lui comunque finita bene. Lui non aveva ancora costituito la società e ci stava pensando e gli è appunto capitata questa cosa. Qua in questa slide vedete invece quali sono i costi medi, diciamo, quello che spendete di notaio e di tasse per costituire un SRL ordinaria e un SRL semplificata, o adesso poi vediamo una startup innovativa. Vedete che la semplificata di fatto ha eliminato molti dei costi di costituzione, per cui a spanne costituire un SRL semplificata costa solo 700 euro di fatto. Noi ovviamente non siamo andati dal notaio del nostro amico, ma siamo andati dal notaio milanese, che è molto più costoso e ci ha preso 1500 euro. Con tutti quei costi viene 2004-2005, quello è un costo veramente normale a Milano per costituire un SRL. E 1500 a Milano dal notaio, deve andare con le cipolle a piangere, però. Te lo fa uguale, ma ci mette uno zero poi in più, se no. La startup innovativa, che poi adesso vediamo cos'è, è una forma molto, diciamo, incentivante per gli startupari, perché hanno tutta una serie di vantaggi, di benefici, azzera di fatto anche quella a seconda
se è semplificato ordinario, il costo del notaio e poi non ha tasse di costituzione. Scusate, la startup innovativa, che si sente di ecco le startup, sono startup innovative. Quando leggete una cosa del genere, non è altro che una SRL, eh? Esatto. Cioè, è sempre una SRL o una SPA in sostanza, ma è solo diciamo un aggettivo, è come dire una persona vestita Armani o Fendi, è sempre un uomo sotto, cioè è solo un abito che permette di dare per esempio delle agevolazioni fiscali, eccetera, ma sotto sotto è sempre un SPA, ma di solito nel mondo delle startup non ci sono SPA, è sempre comunque una SRL sottostante. È un SRL che ha tutta una serie di requisiti che adesso vediamo. Avete amici o conoscete persone che hanno fatto un SRL, hanno fatto domanda per diventare startup innovativa? Nessuno, ok. Di fatto non ce ne sono tantissime in Italia, però credo che ormai sia raggiunto il, non so, oltre a 1000 sicuramente. Per un certo periodo iniziale si poteva far domanda per diventare startup innovativa solo entro una determinata data, adesso hanno di fatto liberalizzato, per cui se costituite la vostra SRL anche un domani, avete tutti i requisiti che vediamo tra poco, potete non pagare tutte quelle tasse e avere tutta una serie di altri benefici anche fiscali che adesso vediamo. Dire vi togliamo tutta una serie ulteriori di costi, bolli, controbolli, la gabella, esatto, assurdi di questo bel paese, il contraltare è che ovviamente non può arrivare là il pasticcere e farsi la startup innovativa, ma ci devono essere una serie di requisiti per cui veramente il prodotto deve essere tecnologico, ci devono essere certe persone, adesso lo vediamo. In cambio, quindi, uno, di riduzione di costo, due, trovare un modo per cui, per esempio, le persone che investono, persone o società che investono poi in una startup innovativa, cioè il venture capitalist, è incentivato perché a seconda di quanto ti ci mette, una parte dei soldi che investe nella società poi li può detrarre fiscalmente. E poi, per esempio, uno dei famosi benefici che si sente adesso parlare, di cui si sente parlare, è che solo le startup innovative, cioè le SRL che hanno fatto che hanno i requisiti, hanno fatto domanda e sono diventate startup innovative, possono fare il cosiddetto crowdfunding. Chi non ha mai sentito la parola crowdfunding? La faccio al contrario? Tutti l'avete sentito. No, dai. Chi non l'ha mai sentito? Così almeno lo spiego. Ok, voi. Il crowdfunding, oh, bene, bene. Allora chiedo a qualcun altro che l'ha già sentito e gli facciamo spiegare da cos'è. Chi di voi spiega cos'è il crowdfunding? Che dobbiamo vedere. Eh? Sostanzialmente è una raccolta fondi dal popolo. Cioè, un titolo con parole. È una raccolta fondi che viene dal popolo. Esattamente, sì. Cioè ognuno propone una sua idea e poi offrendo un servizio, un qualsiasi cosa, raccoglie delle quote di partecipazione da altre. Dei soldi, gente. Sì, esatto. Esattamente, esattamente. Quello che in sostanza... è nato negli Stati Uniti, no? Come una società mette su una piattaforma, un portale di solito, la propria iniziativa e dice tu dammi dei soldi, io per esempio quando sviluppo il prodotto poi ti ripago con il prodotto. Questo si chiama crowdsourcing, negli Stati Uniti c'è la famosa piattaforma che si chiama Kickstarter, si è poi evoluta il crowdsourcing in crowdfunding, cioè le società dicono aspetta, io non ti do indietro un prodotto, io ti do in cambio un pezzo della società, un 1%, un 5%, quindi si chiama crowdfunding, che in sostanza non è altro che comprare le azioni in borsa delle società, ma in borsa ci vanno Eni, Enel, Finmeccanica, no? Quindi che devono fare tutta una serie di documentoni, mandarli alla Consob, no? Quindi c'è un costo stellare. Allora cosa hanno detto negli Stati Uniti e cosa hanno fatto anche in Italia? Ho detto, ma no, cerchiamo di permettere anche alle piccole società, no? Che magari falliscono in 2 secondi, perché l'Enel, così magari non è che falliscono domani, no? Magari poi invece le start-up aprono e falliscono dopo poco. Allora hanno detto, no, creiamo un sistema per cui anche le società traballere, chiamiamole così, possono raccogliere soldi dal pubblico, no? Rifiare quindi anche delle fregature al pubblico. E tutti possono diventare dei piccoli azionisti di queste società. E questo è quello che si chiama crowdfunding. In Italia solo quelle che adesso vediamo un po' sono le startup innovative possono andare sui siti
e raccogliere soldi affinché le persone diventino azionisti. Tutte invece, anche le SRL normali, anche quelle che fanno, non so io, dolci, possono invece fare crowdsourcing, cioè prendere soldi e dare indietro la torta, la torta, ma non possono dare una fetta alla società. Bene, sono... faccio anche l'auto referenzialità e l'effetto telecamera, scusate. Quindi scusate, ho fatto questa digressione per dirvi del perché poi si è cercato di creare un vestito da dare alle SRL, cioè quindi SRL esistenti, si è detto bene, abbassiamo i costi con la semplificata a un euro. Poi ho detto bene, non basta, cerchiamo di dare una spinta ulteriore, creiamo quella che è la startup innovativa che serve alle persone per dire ah ok, bene, lo faccio perché così voglio andare a raccogliere azionisti in giro per il mondo, bene, allora mi iscrivo, faccio domanda alla Camera di Commercio per dire datemi il bollino di startup innovativa, oppure ah caspita, sto negoziando con un investitore, anche magari un amico che dice ma io ho i soldi, ho venduto un appartamento, non so dove mettere 50.000 euro invece che andare a comprare le azioni o le obbligazioni, metto 50.000 euro in cambio del 20% della società, poi gestitevela voi. Se siete startup innovativa, lui un pezzo di quei soldi ha un beneficio fiscale. E non pensateci, quando diventate società, quando diventerete società, pensateci, perché quello che noi stiamo vedendo in Italia è che si parla tanto del no, raccolta di soldi, andiamo in giro a bussare le porte, ai fondi di investimento, eccetera. La vera realtà italiana, che poi è proprio il nostro business che facciamo, è che i fondi in Italia che investono in società, fondi diciamo come piccole banche, sono pochi. I soldi che hanno questi fondi sono ancora di meno. Credo l'80% delle operazioni che facciamo noi in studio, che seguiamo, sono operazioni di investimento che noi le chiamiamo di corporate venture capital. Spesso persone, magari non so, chi lavorava alla Nokia, l'ingegnere che poi si è stufato e ha detto mi ritiro, e iniziano a mettere dei soldi propri, 20, 50, 100 mila euro nelle piccole società, magari differenziano, e fanno quindi tanti piccoli investimenti con un'ottica poi di partecipare, ovviamente dare il proprio know-how e expertise. E ne abbiamo fatte veramente tantissime. E la cosa pazzesca è che vediamo che talvolta è più facile raccogliere 100.000 euro da una persona fisica che 50.000 euro da un fondo, perché magari il fondo poi ti chiede, cioè, io con una mentalità da rompiscatole, ti negozio un contratto di 50 pagine. Quindi il giorno in cui lo zio, non giurista, vi dice, fa, ah, però da questo nipote, c'è le idee strane, no? Come diceva mia nonna quando da più giovane ha lavorato in Microsoft, prima poi di sbagliare andava a fare l'avvocato. Diciamo, tu qui c'hai le idee strane, no? Cioè, gioca con internet, mi diceva anni fa, ho detto in poche parole, quindi perde tempo con internet, che non servirà mai nulla, e poi bah, chissà cosa fa sta Microsoft, che lei chiamava Microsoft ovviamente. Quindi se vi capita poi di avere lo zio, aspettate, se potete essere una startup innovativa, considerato, poi lo zio dice, ti faccio anche risparmiare dei soldi, quindi mettine di più, no? Sì, esatto. Su questo, di nuovo, un consiglio è veramente quello che vediamo succedere sull'investimento. Prendiamo due minuti, lasciando perdere un attimo del tipo di società che avete, ma quando l'ultima, mi sembra, lezione che farete, parlate di fundraising, no? Come andare a chiedere i soldi a... Esperienze, anche qua, veramente molto eterogenee di tutti i tipi. Allora, la prima cosa che dovete avere ben chiaro, non sinceramente per smontarvi subito, è che in Italia fare fundraising è difficilissimo. Nel senso che avere una startup e prendere tanti soldi da un fondo o anche dal coso è molto complicato. I fondi non sono tanti, i soldi neanche quelli. Come diceva Michele, è più semplice probabilmente incontrare un cosiddetto mentor, cioè una persona con una certa già esperienza manageriale che si innamora o comunque che vi segue come società e ci mette lui o qualche soldo o qualche veramente conoscenza. Lui vi può dare degli ottimi consigli su chi contattare, non tanto nei soliti fondi di investimento in Italia che sono 10 ormai
dopo che avete fatto i giri delle sette chiese, li conoscete tutti dopo 2 mesi, ma andare a scoprire veramente quelle società industriali che vi possono dare un valore aggiunto alla vostra società, che sono del vostro settore, che hanno magari interesse al vostro prodotto molto specifico di nicchia. E sinceramente vediamo che le storie di successo sono molto spesso più di tipo industriale, di rapporti personali con i mentor, piuttosto che la classica situazione mando il pitch al fondo di investimento XYZ, che se iniziate un po' a frequentare un po' l'ambiente, diciamo, startup italiano, nel giro veramente di 2 mesi conoscete tutti. Un altro consiglio molto spassionato che vediamo, che è quello che succede, ci chiamano in studio: Andrea, guarda Michela, abbiamo ricevuto il term sheet dal fondo, tra 10 giorni chiudiamo, ci danno 200.000 euro, per favore ce lo guardate nel giro di 24 ore, va benissimo, va bene, ve lo guardiamo, ma state ben sicuri che in 10 giorni non chiuderete mai con un fondo di investimento che vi dà 200.000 euro. Perché anche se sono interessati a investire nella vostra società, ci sono dei tempi tecnici, ma proprio semplicemente per guardare il term sheet, per mettersi d'accordo su alcune clausole, che poi vediamo sono molto simili ai patti parasociali, cioè agli accordi che fate tra voi soci, figuratevi, ci mettete un po' a mettervi d'accordo tra voi soci. Ci metterete probabilmente ancora di più a mettervi d'accordo con un soggetto che entra, che ha delle pretese, che è un soggetto istituzionale, che vuol vedere determinate cose della vostra società, che vi richiederà determinati diritti di voce nella vostra società, diciamo ingessare alcune decisioni, di non prendere altre. Bisognerà mettersi d'accordo su tutte queste cose, bisognerà mettersi d'accordo su tutto l'aspetto di uscita, cioè quando vorrete vendere le quote della vostra società, lui che cosa potrà fare, le clausole che diceva prima Michele che vedrete. Quindi sicuramente, diciamo, è un'ottima cosa che abbiate ricevuto un'offerta concreta, che è già, diciamo, abbastanza una rarità, da un fondo di investimento strutturato in Italia, ma aspettatevi che bisogna continuare a essere focalizzati sul prodotto, continuare a portare avanti anche queste cose, ma diciamo non, tra virgolette, perdere troppo tempo per andare dietro a, diciamo, simili o paventate interessi da parte di fondi, quando invece vi conviene concentrarvi di più sul prodotto, perché poi il fondo ha i tempi per decidere e non è detto che, diciamo, anche un po' vi diano delle risposte immediate, sì no, magari vi portano un po' in là e perdete tanto tempo dietro. A Milano c'è un evento annuale di Startup Party e 2 anni fa siamo andati a questo evento e a un certo punto gironzolava questo startuparo, sembrava una via di mezzo fra una rockstar e Briatore, no? Perché? Perché lui aveva ricevuto il term sheet, ok? Gli era stata fatta quindi una bozza. Il term sheet è un documento di 2 pagine in cui un fondo dice: guarda, vorrei prendere il 20% della tua società e ti do 100% di questo. E queste sono le regole, da quando entro io queste cose le decidi tu, due, le altre 100 le decido io, fondo. Allora, qui la rockstar andava in giro, cioè sembrava che ci fossero i riflettori puntati, sembrava una via di mezzo fra Michael Jackson e Lady Gaga, no? La star del... E si rivolgeva a tutti gli altri startupari come i poveri plebei sfortunati che non sarebbero mai andati da nessuna parte. L'anno dopo, stesso evento, okay, annuale, e allora com'è andata? Non abbiamo ancora chiuso, stiamo ancora negoziando. Okay. Ed è ancora lì e poi dopo ce l'ha fatta e poi dopo ha capito che il fondo che le aveva offerto 300.000 euro erano 50.000 euro all'inizio, e gli altri 250.000 euro li avrebbe preso dopo 2 anni se avesse fatto, se quando Orione sarebbe entrato nel Sagittario. Però aveva una faccia completamente, cioè era devastato dalle negoziazioni, perché? Ma perché pensava di avere il giorno dopo i soldi in banca, 300.000 euro, e dopo un anno non aveva neanche i 50.000 iniziali. Perché? Perché essendo pochi i fondi, c'è cioè poca concorrenza fra i fondi a chi prima arriva. Anzi, spesso succede che si fanno quelle che chiamiamo le ammucchiate, no? Visto che i fondi non hanno i soldi, però magari ogni tanto gli piacciono dei progetti, allora poi fanno il trenino, no? Chiamano l'altro amico del fondo, invece di farsi concorrenza, fregarsi le startup, dicono: senti, questo è bello, hanno bisogno di 300.000 euro. Io ne ho 100. Come facciamo? E la dice: io ne ho 100. Vai, senti, dai, facciamo 200. Spesso in Italia si vedono proprio i fondi
che fanno i cosiddetti sidecar, no? Che si mettono insieme perché, essendo pochi, avendo pochi soldi a disposizione, poi non riescono neanche a fare un round decente, perché ovviamente il fondo entra, cioè se il vostro amico magari invece di comprarsi il nuovo SUV dice vi do 60.000 euro, quando egli dice poi vedete come andate, usateli, poi non vi do di più. Quando entrano i fondi istituzionali, il fondo istituzionale sa benissimo che talvolta darvi 50.000 euro è come darvi zero, perché veramente per sviluppare la startup serve poi aumentare magari il team, fare investimenti, quindi il fondo sa che per entrare spesso ci vogliono un investimento di qualche centinaio di migliaia di euro. Quindi da una parte vuole investire, dall'altra parte non ha i soldi, quindi si creano le, diciamo, i cosiddetti trenini di investimento. Poi questo comporta, perché immaginate se sia quanto sia difficile negoziare con un operatore rompiscatole professionale, figurati se si mettono in due, come avere due fidanzate, cioè non mi è mai successo purtroppo, ma è un mal di testa incredibile. Avere due pretendenti, ognuno dei due vuole essere il gallo del pollaio, è devastante. Infatti quando noi ci vengono a chiedere, ah, ci è arrivato un term sheet, devo investire, chiudiamo in 10 giorni, diciamo prima non chiudete in 10 giorni, e poi quando ci dicono sono in due fondi che vogliono entrare, noi diciamo guardate, il prezzo di solito è questo, ma c'è un 50% in più, perché sicuramente le tempistiche, i litigi aumentano esponenzialmente. Quindi diciamo questa è un po' la realtà dei fondi di investimento del mercato italiano. Esatto, soprattutto privati, poi con le parti pubbliche chiaramente è un po' diverso, quelli sono gestiti più quasi a grant che a ingresso nel fondo come soci, come dicevamo prima, quindi quello è tutto un po' un altro settore. Questi fondi sono di fatto la fase avanzata di quegli acceleratori di impresa di cui dicevamo prima, no? Quindi vi assistono, vi aiutano e vi danno qualche soldo nelle prime fasi della società. Questi fondi di investimento sono quando siete già cresciuti, magari avete già dentro come soci alcuni soggetti tra business angels ed entrano questi soggetti che, guardate bene, come dicevamo, vi ribaltano la società perché vogliono un sacco di informazioni, fanno la cosiddetta due diligence per l'ingresso del fondo nella società. Qualcuno ha mai sentito parlare di cos'è la due diligence? Altra parola che probabilmente, se raccoglierete soldi, chi lo vuol spiegare? Nessuno sa cos'è? Ho visto un quasi sì da qualcuno. No? 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 Dice sei. Prego? Lo spieghi. Ah, ok, certo. La due diligence consiste nell'analisi della società dal punto di vista legale, fiscale, contabile, di proprietà intellettuale e... È come quando vai a comprare ambientale, la macchina usata, se avete problemi. Che apri il cofano, vede se sì. Il motore... Provi a fare un diciamo giro, che... cioè vedi se i numeri erano inutili, in perdita, fai un esame del bilancio per vedere che non abbia giocato un po' con i numeri, fai il controllo della proprietà intellettuale, no? Dici bene, l'avete registrato il software, non l'avete registrato, avete un brevetto, non avete un brevetto, se avete fatto domanda a che punto siete, c'è qualcuno che si è opposto dicendo no, mi avete copiato l'idea. Questo diciamo è la due diligence che viene fatta in un periodo che spesso comporta più settimane, dove si fa un accordo di riservatezza, dove quindi i soci dicono ok, io ti do tutte le informazioni e il potenziale investitore dice va bene, io le valuto, ovviamente non le do mai a nessun altro, le valuto ai fini dell'investimento, quindi si firma un cosiddetto accordo di riservatezza o confidentiality agreement o non disclosure agreement, che sono tanti nomi per dire la stessa cosa, un accordo di riservatezza per cui l'investitore dice io sono interessato alla tua società, ti mando una letterina o ti manda quello che questo è term sheet, cioè una tabella di quello che potrebbe essere l'investimento, e dice io vorrei investire quello, però ovviamente questo è l'idea che mi sono fatto del tuo prodotto, so chi c'è il team, però adesso voglio sapere vita, morte e miracoli della tua società, voglio accesso a tutto. Di fatto è un controllo di quello che il fondatore racconta al fondo di investimento. Il fondo di investimento dice io ci metto tanti soldi, tu mi racconti tutte queste belle cose, adesso fammi controllare in maniera indipendente se veramente tutte le cose che mi hai raccontato sono vere oppure no. Investitore dai numeri. Schiera il proprio commercialista per vedere i propri avvocati, per vedere gli aspetti societari, gli avvocati aspetti di proprietà intellettuale per fare l'esame della proprietà intellettuale. E ciascuno poi vi bombarda di domande. Esatto. Diciamo che nelle startup questo tipo di attività è tutto sommato relativamente
diciamo, concentrati in un periodo abbastanza breve, perché magari le questioni da verificare non sono tantissime, la società è stata appena costituita, ha sicuramente qualche sensibilità dal punto di vista della proprietà intellettuale, perché quasi tutte le startup si fondano su un brevetto piuttosto che un know-how molto forte, quindi quello è un aspetto sicuramente da verificare. Ma se la società poi di nuovo diventa, cresce, diventa grande, tenete presente che tutte le acquisizioni che per esempio anche noi in studio seguiamo di società cosiddette mature, da anche non quotate ma comunque di grandi dimensioni, possono avere problemi di qualsiasi tipo. Il processo è esattamente identico: comprare una grossa società con 10 capannoni industriali con problemi di ambientale, la due diligence si fa lo stesso, è solo focalizzata più su altri argomenti, più su questi argomenti piuttosto che su altri. Forse adesso c'è la parte più interessante, no, ho sbagliato. Pausa, caffè, non so come, non so, diteci voi. Dopo 5 e mezza? Vai, e poi ci riprendiamo dopo.